continuare fondamentalmente un discorso che abbiamo iniziato insieme mesi fa, era la festa dell'oratorio, quando con un titolo un po' strano, felicità, luogo di condivisione, abbiamo cercato di porre la nostra attenzione sulle relazioni. È un chiodo fisso per noi educatori dell'oratorio e insieme a un gruppo di collaboratori abbiamo cercato di caratterizzare anche con questo taglio l'ormai consueto appuntamento annuale con la settimana dell'educazione. Quest'anno saranno due incontri, saranno condotti entrambi da Ivano Zoppi, che presento velocemente, anche se dopo molto più bravo di me quindi fa da solo, è presidente di Vita Onlus, una associazione, un onlus appunto, che opera da quanti anni in campo educativo? Una decina d'anni nel campo dell'educazione, lavorano molto nell'area milanese, soprattutto con oratori e scuole. Ivano è un educatore, un esperto di una tematica che in questi anni anche nella nostra Pizzighettone ha assunto un ruolo sempre più importante. È un esperto di cyberbullismo, quindi tutto quello che è un po' l'ambiente digitale, i social network e ciò che questo comporta. Saranno due incontri, il primo sarà solo Ivano, nel secondo sarà affiancato da un avvocato, Marisa Maraffino, dico bene, che è un'esperta appunto di tematiche legislative legate a questi fenomeni. A questa sera a Ivano abbiamo chiesto di riflettere insieme a noi su quello che sono le dinamiche personali appunto nel campo dello sviluppo della persona, quindi come cambia il modo di entrare in relazione dei nostri ragazzi dopo anni di Facebook, di WhatsApp e di quant'altro. Non mi dilungo oltre, lascio lui la parola, buona serata. Mi sentite anche senza microfono? Sì. È meglio. Ma intanto esperto di cyberbullismo non significa che sono un cyberbullo. Perché poi uno pensa che le cose brutte le vede anche fatte. Noi ci occupiamo di questo tema, che è un tema un po' strano, un po' nuovo per quanto riguarda l'Italia, nel senso che siamo sì un paese, forse uno dei paesi che ha il maggior numero di cellulari pro capite, ma non abbiamo una legislazione che tutela i nostri ragazzi dal cyberbullismo. Ci sono paesi come l'America, ci sono paesi come l'Australia, il Canada, l'Inghilterra, che hanno già da diversi anni legislazioni che intanto definiscono che cosa è il cyberbullismo, ma poi tutelano anche i ragazzi da questa forma di bullismo. L'Italia è ancora un pochino indietro. Noi stiamo partecipando e stiamo faticosamente partecipando a tre tavoli, due a livello nazionale e uno a livello regionale, per scrivere la prima legge sul cyberbullismo. E costa caro, perché davvero non c'è una conoscenza del tema e non c'è una volontà politica così forte da poter andare avanti speditamente con la legge. Eppure casi di cronaca legati al cyberbullismo oramai sono quotidiani. A noi arrivano all'attenzione solo quando c'è una situazione in cui un ragazzo, una ragazza decide di vittima del cyberbullismo, decide di farla finita, di fare delle scelte definitive sul dono della vita. Ma vi assicuro che oramai quotidianamente veniamo a conoscenza di situazioni che sono al limite e che sempre di più coinvolgono i nostri ragazzi in termini quantitativi e in termini di età. Ultimamente mi è capitato di lavorare con una quarta elementare dove, quando sono stato chiamato, francamente non ci credevo, ho chiesto quattro volte se stessimo parlando di una quarta elementare. I ragazzini di questa classe avevano messo in piedi un sistema di condivisione di
i video porno, cioè attraverso WhatsApp, quarta elementare, sottolineo, si condividevano, facevano girare video porno. E quando abbiamo incrociato la classe, quando abbiamo fatto l'intervento con loro, si stupivano. È il fatto che per loro questa roba qui è normale. Ora, quello è un caso limite, però vi assicuro che attraversando l'Italia, parlando di questi temi, se quello per l'età è un caso, per l'età è un caso limite, per diffusione di problematica non lo è. La settimana scorsa mi è capitato di essere in Inghilterra, dove abbiamo presentato il manuale, il primo manuale che abbiamo scritto a livello europeo sul bullismo sessuale, e ci confrontavamo con gli altri partecipanti a questo seminario. Avevamo inglesi, bulgari, lettoni, sloveni. In ciascuno di questi paesi, questa è un po' una mezza consolazione, però in ciascuno di questi paesi il problema del cyberbullismo è dilagante, dirompente, incontrollato, e coinvolge sempre più ragazzi. Non devo fare l'allarmista, devo fare però quello che attiva un'attenzione da parte del mondo degli adulti. Perché se noi abbiamo messo in mano questo strumento ai ragazzi, poi non è che ci possiamo stupire se in quarta elementare fanno quello che vi ho raccontato prima. Dall'altra parte c'è la mancanza di informazione, la mancanza di tutela, la mancanza di protezione. Se io non conosco il fenomeno, non so neppure quali strumenti posso utilizzare a protezione di. Lo vedremo la settimana prossima con Marisa, ma ci è capitato di seguire 15 giorni fa il caso di un ragazzo, posso dire più o meno le informazioni, ma un minorenne, giocatore di una squadra di calcio sufficientemente famosa, di cui io sono consulente, sui temi del cyberbullismo e del bullismo, che è stato coinvolto in un caso di cyberbullismo e che non conosceva, e tantomeno la società a cui appartiene, di Milano, ok? Così identifichiamo una delle due, tantomeno conoscono quali sono gli strumenti a tutela di questi ragazzi, di cui hanno peraltro la responsabilità. Quindi poca conoscenza, un fenomeno che si allarga, che cresce numericamente, ma anche poca tutela da parte del mondo degli adulti. Senti, quindi sono è il titolo che abbiamo pensato per questa prima serata, per cercare un pochino di buttare di qualche provocazione, qualche riflessione, qualche pillola per riflettere su questo tema, che è un tema, ripeto, molto caldo. Io volevo cominciare pensando ad alcune risposte a questa domanda. Un ragazzo, penso ai preadolescenti, ma penso anche ai nostri adolescenti, si trova di fronte a uno schermo, perché poi ormai non posso più parlare di computer, sarei vecchio, sarei antico. Si trova davanti a uno schermo, che sia uno schermo di un cellulare, che sia, o meglio, di uno smartphone, che sia lo schermo di un tablet, si trova davanti a uno schermo, ha una connessione. La prima domanda che dovrebbe farsi è: che cosa mi offre la rete? Quali possibilità mi dà la possibilità, l'accesso a questo mondo meraviglioso che è Internet? Una prima risposta è questa qua, e dice: è facile. Provate a immaginare, oggi accedere a internet è di una facilità mostruosa.
fino a 10 anni fa questo rumore nel modem che si collegava alla linea telefonica, ce lo ricordiamo? I nostri ragazzi manco sanno l'esistenza di quel rumore, perché per loro la connessione è sempre stata, o quasi sempre stata, così facile, entro, fine, sono già connesso. Anzi, molto spesso non devo neanche connettermi perché sono già connesso, la fatica è quella di disconnettersi semmai, che ovviamente non fanno. In questi giorni siamo bombardati, non so perché mai, periodicamente, ma penso che succeda anche a ciascuno di voi, da Vodafone, TIM, 3, chi l'altro, chi è? Wind. Passate con noi, perché se passate con noi vi regaliamo 5.000 milioni di giga di navigazione, cioè potete fare quello che volete. Io voglio telefonare, ho bisogno di questo. No, vabbè, se telefona sì, le diamo 2 minuti di elaboramento, ma lei può navigare fin quando vuole. Provate a pensare alle offerte che fanno. Non si parla più di SMS, o forse sì, ma te ne danno due, quando invece 5, 6, 7, 8 anni fa c'era la corsa a chi ti dava più SMS. Quindi è una gratificazione immediata, perché io appena acceso il mio telefono sono già connesso, sono lì, non ho bisogno di fare chissà che cosa. Internet è il potere assoluto, mi basta digitare un indirizzo, ci sono, mi basta cercare qualunque cosa su Google e ci sono, posso comprare qualcosa di virtuale, le applicazioni, i libri, o posso comprare qualcosa di concreto, reale. L'esse lunga ti dà la possibilità di fare la spesa online. Non so quali altri supermercati, ma ce ne sono altri sicuramente. La Coop sei tu, quindi basta, non devi manco più alzarti da, non manco più uscire di casa. Non devi neanche più andare al centro commerciale, è il centro commerciale che entra a casa tua. Quindi sono potente. Poi quando mi stanco posso anche chiudere il telefono e dire non sono più connesso. Chiediamoci però qual è il punto di stanchezza a cui arrivano i nostri ragazzi per spegnere il loro telefono. Quanti dei nostri figli vanno a letto con il cellulare? Fuggita. Nessuno che alza la mano. Perché? Perché? Perché lo usano come sveglia. Ma quelle belle sveglie, tic tac, non ci sono più, non le fate più. No. E tre, straordinaria quantità di stimoli offerti, facile citazione, vi ho fatto l'esempio massimo prima della quarta elementare, che si scambia video di un certo tipo, ma tu hai tutti i contenuti lì subito. Fate immaginare, ormai l'informazione viaggia anche lì. Le prime informazioni rispetto a qualche avvenimento arrivano prima sulla rete che sui telegiornali, ovviamente. Quanti telegiornali oramai fanno le edizioni straordinarie quando succede qualcosa? Pochi, nessuno. Perché ci mettono un tempo. La rete, nel momento stesso in cui io digito qualcosa, quell'informazione è a disposizione di chiunque, in qualunque parte del mondo e per sempre. Questo è il potere della rete. È un potere però che va gestito. Una cosa che i nostri ragazzi non sanno, e non lo sanno, o qualcuno lo sa ma non tutti, è che tutto quello che viene postato sulla rete, ad esempio, rimane in rete. C'è, è lì. Ma
io lo cancello dal mio profilo di Facebook. Non l'hai cancellato, prima informazione, rimane sulla rete. Seconda informazione, quella roba lì, parliamo di Facebook che forse è il social network più famoso, ma quella roba lì che tu hai postato, quella foto che è a disposizione di, tu pensi, solo dei tuoi amici, in realtà è a disposizione di 1 miliardo 390 milioni di utenti che sono a ieri gli utenti attivi su Facebook, perché è una balla che quello che io pubblico su Facebook lo vedono solo i miei amici. Non è così, è in rete, è lì. Ed è sufficiente che uno clicchi like, che uno clicchi condivida, che uno lo veda, che uno gli appare su un'altra bacheca, ma poi è così, è a disposizione potenzialmente di quel numero di persone che vi ho detto. E allora va gestita una cosa del genere, bisogna aiutare i ragazzi a capire quali sono le informazioni che si devono o non si devono condividere. L'esperienza virtuale viene percepita e vissuta come più agevole rispetto alla realtà. È più facile stare dentro lì, perché dentro lì mi eccito velocemente, nel senso che posso fare un sacco di cose, ho le informazioni a disposizione in un tempo rapidissimo, ho potere, perché posso arrivare ovunque, ed è veloce, rapido, immediato. Pensate a quanti di voi hanno il navigatore in macchina, usano il navigatore. Se state navigando con il navigatore e sparisce il segnale GPS, dramma? No. Ecco, immaginate un ragazzo che ha la connessione che gli si disattiva, potrebbe commettere omicidi. E parliamo dei social network. Ah no, devo stare qui perché c'era la ripresa, giusto? Beh, tanto è importante che tutto quello che me. Meglio, meglio quello. Un formidabile aggregatore di persone in cerca di contatti, di condivisione e di approvazione. Qui dentro c'è la sintesi di quella che è l'esperienza dei nostri ragazzi sui social network. Cosa vogliono fare? Vogliono trovare persone. Dalla piazza reale si sono trasferiti alla piazza virtuale. Pensateci. In oratorio io non so, ma mi capita spesso di girare anche gli oratori. Sì, certo, i nostri oratori sono pieni di ragazzi che guardano il cellulare. Manco sono, non sanno dove sono. Vanno in automatico. Sono arrivato all'oratorio. Sono persone che cercano contatti. Un'altra cosa, no? È importante, Facebook, che sono dei geni del marketing, prima di chiamarli amici, li chiamavano contatti. Quanti amici avete? Avete un, chi ha un profilo Facebook? Dite la verità. Come si chiamavano prima di essere chiamati amici? Dai, siete vecchi, non è che ce l'avete da un po' il profilo Facebook. Si chiamavano contatti. Io ho 500 contatti, ma 500 contatti faceva poco figo. No, non era carino. L'hanno chiamato amici. Io ho 500, 5000, 2000, 1500 amici. Provate a chiedere ai vostri figli, ma di questi 1500 li conosci tutti? Alla prima risposta è sì. Ma veramente, veramente? Beh, non proprio tutti, ma veramente, veramente? La metà. Meno della metà, 100. E gli altri? Sono amici, contatti di uno, di quell'altro, non ho mai, manco l'hanno mai visto in faccia. E li chiami amici? Allora, tema sulle relazioni per gli oratori, ma anche sulle scuole. Qual è il valore che dà l'amicizia? Che
Che significato dai alla parola amicizia? È mercificata in questo modo? Ho 1500 amici su Facebook, allora sono scemo come prima. No. A cosa serve? Eh sì, a stare in contatto, in cerca di contatto, di condivisione e di approvazione. Condivisione, devo trovare qualcuno che condivide i miei stessi interessi, perché non sono più capace di trovarlo fuori da uno schermo. E allora ci sono i gruppi, e allora ci sono le pagine, quelli che amano Justin Bieber piuttosto che il Milan, piuttosto che tutti lì, i fan di. Devo trovare un interesse, devo trovare qualcuno che condivida il mio interesse e di approvazione. Siamo passati da una società di fruizione di contenuti prodotti da altri. Se ci pensate, i primi internet, cioè i primi siti, manco si sapeva chi li faceva. Cioè noi, quando c'era ancora il modem, andavamo a connetterci a qualcosa prodotto da qualcun altro. Giusto? Oggi abbiamo un po' un ribaltamento, ed è i ragazzi producono contenuti e li pubblicano, da fruitori a produttori di contenuti. Come a dire, se tu non produci qualcosa, non lo pubblichi sul tuo canale YouTube. Prima, parlando con lui, diceva ok, ma possiamo riprenderti, perché poi lo mettiamo sul nostro canale YouTube, su, cioè pare che siamo in diretta sulla Rai, non so dove siamo, no? Perché stiamo producendo contenuti, questi contenuti devono essere condivisi. Io esisto nel momento in cui sono sulla rete. Fate a pensare, ragazzi, ci sono se sono online, se ho fatto la foto, se la mia foto ha tanti like. Ho messo la foto, ho messo la mia foto e la mia foto ha solo 5 like. Ci scherziamo, ci ridiamo. Ma per i ragazzi è un segno di mancata approvazione. Non ho nessuno a cui piaccio, perché è lì il metro della loro relazionalità oggi. Da quanti contatti ho, a quanti like ho, a quanta gente visita quello che io produco. Quindi devo produrre, condividere, pubblicare, e per farlo devo essere connesso. Sicurezza, autostima e visibilità vengono ben presto raggiunte, anche se tutto rimane virtuale. Perché? Perché hai l'approvazione lì, come se non servisse più l'approvazione nella realtà. Come se, esagero, ma 100 like valessero un 8 in un compito in classe. Conta di più. È più importante. È più importante di un bravo che mi dicono mia madre o mio padre. Provate a pensare a quanti dei nostri ragazzi affidano a Facebook o ai social network le loro confidenze. Confidenze. Cioè, non le dici a me, genitore tuo, a me, educatore, a me, sacerdote, a me, insegnante, ma le condividi là, dove tutti le possono vedere. Tutti, eh? Adolescenti sono difficili da gestire, sono in crescita, sono in tempesta ormonale, sono ribelli, sono che uno li prenderebbe e metterebbe al muro un giorno sì, un giorno anche. Non lo fa, vero? Però questa roba qua è tanto vera, tanto vera, perché spesso lì nella virtualità, cioè in quel mondo che noi definiamo reale, cioè scusate, virtuale, ma loro in quel mondo ci vivono.
loro in quel mondo costruiscono, gestiscono, vivono le loro relazioni. Quindi il confine tra virtualità e realtà spesso non c'è. Spesso per loro il contesto virtuale è quello che è il quotidiano, è quello che è la loro esperienza di vita. Provate a pensare al peso che ha un messaggio che arriva, al trillo che fa il telefono quando arriva un messaggio. Non a voi questi film, non ce l'avete anche voi. Perché poi è più facile gestire un rapporto nel virtuale? Perché quando sono stanco di quel rapporto, lo butto nella spazzatura, lo cancello. Quanti status su Facebook leggo di ragazzi che dicono: da oggi faccio pulizia dei miei amici, pulizia dei miei amici. Cioè vuol dire che basta un tasto per cancellare, basta un tasto per dire: quel momento lì tu non sei più un mio amico. E torniamo al valore dell'amicizia, no? Basta un click. Perché dire a un amico in faccia: io e te abbiamo litigato, è difficile oggi. C'era uno spot carino in cui due ragazzi si conoscevano in chat, parlavano, e a un certo punto decidono di vedersi fisicamente. L'emozione dell'incontro. Arrivano, si incontrano, si è rotto il computer. Arrivano, si vedono, si incontrano, ma non sanno cosa dirsi. E allora cosa fanno? Sono uno di fronte all'altro. Tirano fuori il telefono e cominciano a comunicare. È uno spot che girava qualche anno fa, quando ancora non c'era WhatsApp, c'erano solo gli SMS, figuratevi adesso. Adesso addirittura magari fanno le note vocali, no? Adesso WhatsApp per alcuni utenti permette anche le telefonate, quindi WhatsApp diventerà, o è già diventato di fatto, lo strumento di comunicazione preferito dai ragazzi. Moltiplicare i contatti senza un effettivo impegno. Smetto quando voglio, ti tolgo l'amicizia. Basta davvero un click. Blocca, cancella. Non so su altri social network come si dice, però è facile, no? Ogni volta che sento l'esigenza addirittura posso ridefinire la rete delle mie amicizie. Quanti sono i ragazzi che hanno diversi profili di Facebook? Lo sapevate? No. Domanda: siete amici dei vostri figli su Facebook? Sì. Quale? Posso dirle una cosa? Figlio o figlia? Lo sa che avrà un altro profilo sicuro? No, scherzo, ma funziona così. Spesso hanno quello dove mamma e papà sono amici, e allora è il profilo tutto carino, tutto con i cuoricini, tutto bellino. Poi hanno quello vero, dove gli amici sono 12, 13, non di più. Poi hanno quello vero, cioè quello dove lì giocano le loro relazioni, lì interagiscono, lì sanno essere quello che o vogliono dimostrare quello che sono, ok? Adesso spiego la casa. Fatti vedere. È la quantità di contatti che conta, quello che dicevo prima. Non è più la qualità del rapporto, della relazione, ma ho 1500 amici, ho 1500 like. Quella foto che ho messo, nella quale sono in bagno e non... posso dire una parola? Le bimbe minchia, posso dire? Poi lo cancelliamo questo, cioè il bip automatico.
No, però sono iniziate così, no? Le ragazzine che in bagno con la tazza lì, perché era necessario far vedere o le piastrelle del bagno o i sanitari, si facevano i selfie, i primi, no? E condividevano per dire quanti sono in grado di dirmi che gli piaccio. Lì, quell'ambiente lì è quello dove la mia corporeità è un valore che mando alla Mengo. Perché? Perché ho bisogno di approvazione, perché ho bisogno di gente che mi dica: tu mi piaci, in quella foto tu mi piaci. L'adolescente, preadolescente, identifica quel like come l'approvazione, come allora se c'è esisto. Allora se qualcuno dice che io gli piaccio, allora è vero, allora piaccio davvero a qualcuno, allora la mia identità è vera, allora esisto. Sono visto, dunque esisto. Se io cammino per strada e qualcuno mi vede, e qualcuno mi sbatte contro, se metto una foto su Instagram e mi mettono 500 like, allora è vero che esiste. Questo è il peso che oggi hanno i social network sui nostri ragazzi. Maggiore il numero di persone che possono e decidono di vedermi, più la prova della mia esistenza risulta convincente. Vi dicevo prima, se io metto una foto adesso mia su Instagram e dico 2 like, però solo 2, no? Se cominciano a essere 200, 300, allora mi convinco di essere anche caruccio. Se poi arrivano a 1000, ciao, il mio ego si alza. È lì che cercano l'affermazione, è lì che ritrovano il senso di ci sono, piaccio a qualcuno, piaccio. Rinuncio alla mia privacy addirittura per essere celebrità. E celebrità non vuol dire essere un VIP. Non c'è tanto più quel concetto, non c'è più il concetto, o forse si è modificato il concetto, penso, della velina o del calciatore. C'è il concetto di: c'è una mia foto, prendi like. Provate a pensarci. Qualcuno mi dice: meglio che non pensi ad essere velina, però così è la realtà. Aspettano i like. Se ci pensate, il telefono migliore del mondo è il primo che sta arrivando, no? È l'unico telefono che anche scarico funzionava. Se anche toglievi la batteria riuscivi a telefonare. Per gli adulti il cellulare è sempre stato un mezzo per telefonare, no? Mio padre non ha ancora capito, non riesce neanche a telefonare, ma questo è un altro discorso. E c'è però sotto, o forse no, e lo forse no è bello provocatorio, perché qual è l'utilizzo che ne facciamo noi oggi? Perché noi stiamo parlando dei ragazzi. Vedo delle facce che sono lì. No, perché vuol dire che anche noi ne facciamo un uso che non è più quello del Nokia 3310, ma è quello dell'iPhone 7, che non esiste, ma esisterà tra 2 giorni, perché lo hanno già fatto, perché arriverà. E saremo lì a fare la coda a comprarlo. Perché è così. Siamo in quel... oramai in quella modalità per cui devo avere la versione... C'è una pubblicità che non mi ricordo di chi è. C'è uno che esce dal negozio con in mano una scatola di un prodotto, la versione 6. Mentre esce dal negozio cambiano l'insegna che è già uscita quella dopo, no? Ma è così, eh. Io sono,
sufficientemente malato di questa roba qua, ma non ho mai fatto la coda per andare a comprarlo il giorno stesso in cui usciva. Ma vedere le code di persone fuori dai centri commerciali che aspetta, e aspetterà perché questo uscirà tra poco, ma tra un anno probabilmente, dà il peso della situazione in cui siamo, no? E non sono ragazzi, sono genitori che lo comprano ai loro figli, o sono quarantenni anagraficamente, ma che non sono ancora cresciuti. Per i ragazzi è un mezzo che consente di mantenere un contatto costante con il mondo e di conseguenza di non sentirsi esclusi. All'epoca, per non sentirsi escluso, dovevi essere invitato alle feste, no? Di compleanno degli amici. Se non ti invitavano alla festa, allora non eri del giro, non funzionava. Adesso, se non ti arriva un messaggio, se non sei dentro almeno 142 gruppi di WhatsApp, non conti. Se non hai, grazie. Scusate, bevo come non me ne rendo conto, ma un po' di febbre, quindi come trattarmi. Se non mi arrivano 200 messaggi al giorno, sono escluso. Sono stato inserito nel gruppo di WhatsApp. Quale gruppo? È il gruppo della classe. E perché io non ci sono? Poi c'è il gruppo della classe. Ma all'interno della classe c'è il gruppo quelli più belli della classe. Poi tra quelli più maschi e femmine. Poi c'è il gruppo pasta col pomodoro. Poi c'è il gruppo... ok? Se non sei in tutti i gruppi, che poi sono le stesse persone, uguali! Però si sentono esclusi. Tenere il telefono acceso permette in ogni momento della giornata di cercare l'altro, di essere cercati. Questo vale anche per noi. Quante volte lo guardiamo? Quante volte lo guardiamo? Io almeno 500. Perché sono male? E se non mi mandano un messaggio? Permette di cercare l'altro in qualsiasi momento. Non è importante che legga, forse. È importante che lo possa cercare. È importante che lo possa raggiungere. Poi se non legge, se non mi risponde, è un altro problema. Avere uno spazio nella mente di qualcuno e nello stesso tempo di non farlo sentire rifiutato. Prima era la lettera, prima era la cartolina, prima era passo, lo vedo, adesso è lo squillo. Poi c'è stato lo squillo. C'è stato il momento dello squillo, no? Io non ho mai capito quella roba. Io mi arrabbiavo perché se uno mi faceva lo squillo io cercavo di rispondere. E se no richiamavo. Ma tu non lo capisci perché ti sto facendo lo squillo. Ma perché? Perché ti sto pensando, ma chi se ne frega, nel senso? Cioè vieni qua, gioca a pallone con me, no? No, ti faccio lo squillo. Dopo dallo squillo, ovviamente quando si è sdoganata la valanga di messaggi, prima gli sms, poi WhatsApp e via discorrendo, no? Lì sotto ci sono alcune testimonianze di ragazzi con cui abbiamo parlato, no? Spegnerlo vuol dire sentirsi soli, la paura di rimanere da soli. Non vivono più la bellezza del momento di solitudine. A me quando capita di stare solo dico, beh, bello, ma meno male, finalmente. Per loro no, loro vanno in panico. Loro vanno in panico e dicono come gestisco questo momento in cui cosa faccio? Ma
vado su, prendo il telefono, faccio qualcosa col telefono. Se lo spegnessi mi sentirei in ansia, come se non esistessi. 12 anni, 13 anni. Anche 43, però. Tengo il cellulare acceso non solo per me, ma anche per soddisfare il bisogno di comunicazione con gli altri, il bisogno di comunicare con gli altri attraverso questo. Perché questo, te lo ricordate all'inizio, velocità, eccetera, 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 sempre connessi. Ed eccolo qua, il messaggio come strumento consolatorio. Mi arriva un messaggio, ok, sto bene, va tutto bene, mi ha pensato, mi risponde, interagisce con me, dialoga con me. E WhatsApp è il termometro delle relazioni. Quelle due robe lì sono le scritte più tremende che stanno distruggendo rapporti, relazioni, amicizie, matrimoni, sta scrivendo. Io gli ho mandato un messaggio, adesso ci sono le due spunte blu. Prima almeno ci si nascondeva, non lo leggevo. Guarda, purtroppo non è arrivato. Adesso ci sono le due spunte blu. Non solo l'hai ricevuto, ma l'hai anche letto e non mi hai risposto. Sì, no, 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 ti sto rispondendo, sta scrivendo un quarto d'ora, 20 minuti, ok, sì, no, oh. Noi ci vediamo, ci scherziamo e va bene, ma pensate al ragazzo, al ragazzo, tutto quello che abbiamo detto prima, il bisogno di conferma, di accettazione, di entrare in relazione con l'altro, di essere accettato, di avere un'identità che sia riconosciuta da qualcuno, e quel riconoscimento di identità avviene anche e soprattutto attraverso lo strumento, il messaggio consolatorio. Vuol dire, ho ricevuto un messaggio, mi sta pensando, sono in relazione con qualcun altro, c'è qualcuno che mi pensa, mi sta scrivendo, pensa a me, non a qualcun altro, a me. Quindi, se ci pensate, il messaggio non è più solo testo, ma audio, foto, immagine, in un continuo e incessante scambio, non più solo ad una persona, ma a tante persone e tanti gruppi. WhatsApp, come dicevo prima. E adesso ci dà la meravigliosa possibilità di mandare le foto, di mandare video, di mandare le note vocali. Con tutto quello, meraviglioso, eh? Io quando guido, nel registro mando, perché sennò guidando scrivo, mi dicono che scrivo in giapponese perché ho le dita grosse e non riesco a scrivere bene, allora registro e mando. Ma può essere anche pericoloso, perché una libertà così, uno strumento così, una necessità che hanno i ragazzi di essere accettati, eccetera, 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 apre una infinita serie di possibilità. Una infinita serie di situazioni che possono sfociare anche in qualcosa di pericoloso. Mi piace farvi vedere questo video per farvi capire il momento in cui siamo. Però il faut foncer alla conférence de presse, sauf que des appels. Can I introduce Martin Schulz? He's the president of European Parliament. Italy. Thank you.
Io alzavo il gomito decine di volte al giorno. Tutto il giorno così? Ogni mattina spero che passi. Mi sono anche fatta vedere da un medico. Vorrei sentire perché sono fatta così. Per me l'immagine è tutto. Brutta luce. L'indifferenza è data dalla quantità di selfie QS in un determinato periodo di tempo T. Voi siete qui. Tu sei qui. Cercavo sempre l'espressione giusta, la più cool, la più brava. Spero solo che gli altri possano imparare dalla mia esperienza. Cazzo! Ecco il punto. L'ultimo è un video provocatorio. Pensate alle tre situazioni di prima. Il nostro Presidente del Consiglio, settimana scorsa, mica no, 15-20 giorni fa, ha un incontro con il Presidente della Commissione Europea. C'è un premio, ha fatto aspettare 20-25 minuti, ma questo è un altro ragionamento. Ne abbiamo già altri esempi, ma incontro ufficiale, bello, simpatico che vada a salutare gli altri, ma poi cosa fanno? Il selfie. Seconda situazione, Totti durante una partita, gol, famoso è diventato, no? Poi ci sono state mille rimaneggiamenti di questa foto, no? Però ha preso il telefono, tra l'altro facendo pubblicità, cioè quella roba lì, quello che ha fatto lui è stato valutato per l'Apple, cioè l'azienda che produce l'iPhone, qualcosa come penso una decina di milioni di euro, così, forse qualcosa meno, ma mi ha fatto uno spot gratuito così, e però si è fatto il selfie. Terza situazione, anche il Papa ha sdoganato questa cosa, no? Non è la prima volta che lo si vede, se ne fa tanti, non lui, ma altro. Se questi sono modelli di riferimento, il politico, l'istituzione, passatemi il termine, l'istituzione religiosa, l'idolo calcistico, che cosa vivono i nostri ragazzi? Lo fanno loro? Lo vivono loro? Ne fanno quantità esagerata? Perché noi no? Perché non dovremmo farlo noi? E allora, via i selfie in mille situazioni, no? Ma pensate a cos'è un selfie. Questa è la definizione che il dizionario di Oxford, quindi la massima autorità rispetto alla definizione di un termine, ha dato di selfie. È una fotografia fatta a se stessi, scattata con uno smartphone o una webcam e poi condivisa sui social network. Cioè manco si parla di macchina fotografica, per esempio, no? Tutto il dibattito sulla fotografia digitale, non digitale, eccetera. La cosa più strana è che selfie è la parola più usata nel 2013. E secondo me, anche nel 2014 non è che ce la siamo cavata male. Cioè non più mamma, ciao, pasta, pizza, selfie. E selfie? Ce li facciamo in qualunque situazione, in qualunque condizione. I politici, mentre ti bacio, questo qua è andato su sto posto qua, ma guarda cos'hai intorno! Non fatti la foto,
E adesso poi hanno inventato questo bastone meraviglioso. Milano, non so se e quando la frequentate, ma è pieno di imbecilli che girano tutto il giorno con questo bastone in mano. E si fanno milioni di foto, per carità, nulla in contrario, ma stai attento dove metti i piedi. Figura che i cinesi ne vendono, cioè c'è qui, ma veramente pieno, Piazza Castello, ci è capitato di fare dei lavori a Expo Gate, quindi lì in Piazza Castello, e tu, ma li compravano due, tre, e giravano, non guardano neanche quello che c'è intorno. Devono fare foto. Mi è capitato, prendo il tram, scendo in piazza della Scala, Milano, piazza della Scala. Non ho detto piazza dell'ortofrutta, piazza della Scala, che ha un suo perché dal punto di vista estetico dei monumenti. Stesso tram mio c'era una scolaresca, scendono, cominciano a fare foto, selfie. Siamo qui, dove... La maestra fa, ma sapete dove siete? A Milano. Sapete cos'è quel monumento? No? Dico, ma va bene cogliere il momento, va bene registrare il momento, va bene dire ok ci sono stato, ma guarda dove sei stato. No, noi abbiamo inculcato ai ragazzi, perché è un po' colpa nostra, l'idea che in quel posto lì in cui arrivi devi subito fare la foto, subito condividerla. Perché se non la condividi non ci sei stato. Scatto, sono in rete, dunque esisto. Pubblico, la società che è pubblica, produttrice di contenuti. Torniamo al discorso iniziale. E quindi ogni occasione è buona, no? Metteranno davvero il tuo stapale, che ti stampa la foto sulla fetta di pane tostata, no? Ci scherziamo, ma secondo me lo fanno sulle magliette, lo fanno sulle tazze, lo fanno su. È bella idea questa. Dovrebbe essere brevettato, ho dato un suggerimento. Secondo me questo spacca. È come per l'iPhone 7, no? Hanno la coda per andare a comprarsi. Ma è così. Della cerimonia degli Oscar dello scorso anno. Quello che si ricorda, se è il selfie più visitato, più cliccato dell'anno, no? Quello in cui tutti gli attori si mettono lì e l'unico che mancava era DiCaprio, che poi non ha vinto una cosa. Però è così, è quello. Siamo lì, siamo a quel livello lì. E allora i ragazzi, non dobbiamo stupirci se per loro è... risulta così facile costruire la loro identità, il loro sé, il loro esserci, il loro esisto non più in famiglia, a scuola, in oratorio, ma soprattutto qui dentro, dove è tutto più facile, è tutto più veloce, è tutto cancellabile, secondo la loro idea, è tutto se mi vedi e se mi approvi, allora posso definirmi una persona, posso definire il fatto che io esisto. E questo è un tema forte, questo è un tema forte per dire l'identità, la personalità. Abbiamo fatto un progetto, abbiamo fatto un lavoro con i ragazzi, li abbiamo chiusi per 3 giorni in uno studio, abbiamo attrezzato delle stanze a studio fotografico e abbiamo ragionato proprio su questo tema, sul tema del selfie. Ragazzi dai 14 ai 18 anni, erano 6 ragazzi, e abbiamo fatto con loro davvero un lavoro di 3 giorni. Per portarli da un punto che era fatti i selfie fino al punto dell'autoritratto. Qual era il nostro obiettivo? Era far capire a questi ragazzi che il loro
fotografarsi, il loro far vedere loro stessi, non era ti fotografi, pubblichi e condividi la tua foto e allora esisti, ma era dire io esisto a prescindere da quella foto e te lo dimostro facendomi un autoritratto, perché l'autoritratto va al di là del selfie, perché l'autoritratto è un'opera d'arte e io sono un'opera d'arte unica e irripetibile. È questo che ai ragazzi va trasmesso come messaggio. Tu, a prescindere dal fatto che hai un account di Facebook, che hai 5.000 like o 500 foto su Instagram, esisti, e il fatto stesso che tu esisti fisicamente è un valore, e ha un valore assoluto, unico e irripetibile. Quello sei tu, quella è la tua identità, e nessuno virtualmente può dire che tu esisti, perché tu esisti già e sei un valore. Abbiamo chiesto ai ragazzi di portare delle foto che raccontassero la loro storia, perché la loro storia non si svolge nelle fotografie, si svolge nella realtà. Le loro vite vanno riportate nella dimensione del quotidiano, del reale, del vissuto, della relazione vis-à-vis, del mettiti in contatto con le persone, ma non così, del recuperare il valore del rapporto diretto, umano, sincero, anche a costo di fallire, anche a costo di sbagliare, perché questi ragazzi spesso hanno paura di sbagliare. C'era un articolo interessante in questi giorni che girava, definendo noi genitori, noi educatori, noi insegnanti, noi sacerdoti, noi adulti, gli adulti spazzaneve, cioè quelli che si mettono davanti ai ragazzi a spazzargli i problemi, come se dovessimo proteggerli, come se dovessimo creare un ambiente talmente sicuro, talmente positivo, talmente bello per non farli fallire, per non fargli vivere l'esperienza del fallimento, l'esperienza dell'errore, l'esperienza dello sbaglio, che invece potrebbe essere l'esperienza più formativa. Quelli bravi la chiamano la resilienza, cioè la capacità di resistere agli urti della vita. E il dire, guarda che se fai qualche errore, non è che succede chissà che cosa, anzi dai tuoi errori puoi sbagliare, io adulto posso prepararti a fare degli errori. Invece noi li stiamo preparando a farsi selfie. Esagero, estremizzo, ma forse neanche tanto. E allora è qui che si gioca la vera responsabilità educativa. Nel dire, ma io, per i miei ragazzi, che sia genitore, educatore, sacerdote, insegnante, allenatore, qual è il valore che cerco di dare alla sua unicità, alla sua irripetibilità, al suo essere opera d'arte a prescindere dal fatto che abbia 500.000 amici su Facebook? Qual è lo sforzo, la direzione che sto dando al mio agire educativo per fargli capire questo concetto? Esisti a prescindere, sei un valore a prescindere e sei un valore che vale proprio perché è unico e irripetibile. E se no, siamo qui, se no siamo a gli scopi che uno utilizza, uno ha per fare selfie, sono far ridere e divertire gli altri, per vanità, per raccontare un momento della propria vita, per raccontare agli altri non chi sono, ma con chi sono e dove sono. Cosa sto facendo? Perdo l'identità e la gioco così. Perché? Perché non riacquistiamo questo valore per i nostri ragazzi?
perché non proviamo a ribaltare il concetto? Poi si possono fare milioni di selfie, ma loro hanno un concetto, un'idea, un punto di partenza diverso, che non è il mi voglio affermare attraverso quello, ma io sono già io, e sì, poi condivido delle informazioni, ma non è necessario, non è più indispensabile che io sia accettato sulla rete per essere definito vivo, esistente, persona. Io lascerei spazio a qualche domanda, qualche integrazione, qualche critica, qualche insulto. Lo ringraziamo. E usiamo il microfono perché sennò Paolo diventa pazzo a dover ricostruire l'audio di questo, scusa, questo video. Per fortuna che l'hai detto alla fine. Ma anche perché la tua voce ha sicuramente espresso i concetti in modo chiaro e in modo efficace. Senza farci intimorire né dal microfono né da Ivano, che nonostante la sigla non mangia nessuno, no, io i selfie non li faccio, non ci sto. Se ci vuole qualche pensiero, lo condividiamo in maniera molto semplice. Oh, io non ho, scusate, non sono entrato nel dettaglio dei social network, cosa fanno, cosa non fanno, perché mi piacerebbe parlare poi con Marisa la settimana prossima, visto che magari quello è un tema più concreto. Qua siamo stati sugli aspetti un pochino più educativi, se ho capito bene la... Ma non sì. Quanti timori? Basta pensare, ecco la domanda. Allora, non ha niente a che fare con Facebook, perché è un social network, però è una curiosità, nel senso che sento mia figlia, io non ce l'ho il profilo, però che dice ogni tanto che qualche sua amica, suo amico si è tolto. Si assiste ad un calo nell'avvicinamento Facebook? Sì, non è più il social network in voga. Tanti si stanno trasferendo su Instagram. Perché comunque Instagram all'inizio era un solo faccio la foto, la condivido, adesso ho aggiunto qualche funzione in più, la commento e ti posso inviare direttamente le foto, quindi c'è la messaggistica diretta, quindi sì, si stanno un po' togliendo da Facebook per andare di là. Faccio una precisazione, quando uno dice mi sto cancellando da Facebook, ecco, cancellarsi da Facebook non è possibile, provateci. L'opzione che vi dà è disattiva il profilo, non vi dice cancella, disattivate il profilo, poi tra 2 anni provate a tornarci e sarete accolti con un meraviglioso tappeto rosso che ti dice ti abbiamo lasciato esattamente tutto come l'hai lasciato. Quindi anche cancellarsi da Facebook non si può, non è possibile. Quello che sta succedendo adesso è che c'è una direttiva europea che ha obbligato Google al diritto all'oblio, quindi se uno vuole può scrivere a Google e dirgli io voglio sparire dalla rete, cioè vuol dire tu nelle tue ricerche non puoi mettere il mio nome, cioè puoi mettere il mio nome e cognome, ma se io dico cerca non trovi niente. Questo è, però non vuol dire sparire. Non so se ho risposto troppo o male. Uno che ha i figli, qualcuno che pensa a qualche fatto concreto che magari potrebbe essere letto e interpretato. Aspetta che... Mi ha stupito questa cosa, io non sono insegnante, però mi capita per lavoro di andare a volte nelle scuole a fare un po' di educazione civica, siccome lavoro in comune, avevo progetti con alcune scuole superiori della mia città. E come dire, specialmente in una scuola ho visto, cioè, ho
da me è molto un po' sconosciuto, perché certo qualcosa so, però non frequento abitualmente i social eccetera, quindi sto apprendendo queste cose poco alla volta. Mi ha stupito questa cosa, cioè che quando siamo andati a fare un intervento in aula con questi ragazzi qui, specialmente quelli di prima e seconda, cioè avevano una specie di, come dire, di protesi che era il cellulare, cioè questi durante la lezione, proprio come fosse, non so, la sciarpa addosso, cioè il cellulare a manetta. Io l'insegnante dico, ma scusa, ma non ho i cellulari quando sono in classe, almeno capisco l'intervallo, però. E questa mi dice che addirittura c'è una direttiva del preside che vieta agli insegnanti di togliere il cellulare ai ragazzi, perché se arriva il genitore che è reato, eccetera, no? Mi faccio questa riflessione, cioè se non siamo diventati, come dire, un mondo di adulti tappetini dei, come dire, nei confronti dei ragazzi, cioè nel senso che poi sono cose che chi fa educazione sono ovvie, c'è cioè il fatto dell'autorità, tra virgolette, della figura educativa, degli insegnanti, eccetera. Cioè, hai fin paura di dire, no, guarda, il cellulare che lo dai perché sei a lezione, cioè, è reale. E non puoi, no? Cioè, la scuola non può, questi vivono col cellulare cioè, per le 5 ore, dal mio punto di vista è incredibile, nel senso che secondo me è una roba da fuori di testa, però, per il punto che poi questi dicono, guarda, il preside dice, assolutamente, se poi mi capita quel genitore che poi difende, ovviamente, sempre il figlio, squadra pratica, perché comunque ha sempre ragione a prescindere dal ragazzo, e, come dire... Io cioè, credo che siamo arrivati come dire, a un punto di non ritorno da cui però bisogna ritornare, perché se no cioè, non finiamo più questa roba. Un preside non può sequestrare un cellulare perché è reato. È reato per due motivi. Il primo, il telefono in sé è di proprietà, è come se io adesso prendo alla signora la borsa, la tengo qua. Dopo te la do, questa dici, ma come ti permetti? Primo. Secondo, all'interno del telefono c'è una SIM che è intestata tendenzialmente al genitore, al di là del numero di telefono, ma la SIM, chi fa il contratto? Lo fa il genitore. Il genitore non sa che la sua SIM è stata di fatto sequestrata. Quindi, diritto alla privacy, tutte queste venate qua, eccetera, eccetera, eccetera. Io, genitore, se vado in una scuola e mio figlio, mia figlia, o addirittura il figlio di un mio amico, so, di un amico di mio figlio, so che io potrei denunciare il preside. Sì, però io preferisco avere una classe di devastati piuttosto che una classe di gente che magari quelle cose... di lezione che capisce, cioè lei dice, fatto è così la questione, cioè nel senso che adesso anch'io sterilizzo un po' come facevi tu prima, no? Però mi chiedo che senso ha tutta questa serie di diritti assurdi, privacy e quant'altro che ci siamo dati in questa costruzione virtuale della nostra vita, che hanno un risvolto è paradossale perché c'è un rifiuto della privacy nel momento in cui io condivido le foto, ma c'è una tutela della privacy nel momento in cui... Sono delle idiosincrasie pazzesche. Certo. Allora, dice, io insegno educazione civica, ma riportiamo l'educazione civica a scuola su questi temi qua anche, perché questo è fondamentale. Il rispetto dell'identità, il rispetto, l'accettazione dell'altro, l'identità, insomma, sono concetti che dovrebbero necessariamente tornare fuori, assolutamente. Però sì, è paradossale il fatto che i ragazzi condividano una serie di informazioni così senza pensarci. Perché poi il ragionamento è lo faccio ma non penso alle conseguenze. Non pensano alle conseguenze di quello che fanno. Perché non hanno il metro di giudizio rispetto a un gesto fatto sulla rete. Perché per loro è naturale. Non hanno mai vissuto la situazione del senza. Noi sì, noi non avevamo il primo cellulare, io l'ho avuto a 20 anni forse, loro ha più gettonato della cresima, cos'è? Adesso comunione cellulare, cresima tablet, di solito è così,
Poi ci sono delle realtà dove comunione già, perché il nonno gli fa cellulare, quell'altro gli fa il tablet, no? E così era. E quindi questi ci vivono dentro, circondati. Per cui la differenza tra nativi digitali, come li chiamano, e immigrati digitali. Noi siamo immigrati digitali perché stiamo migrando verso l'acquisizione di competenze nella gestione di... E loro sono nativi, ci sono nati dentro, li sanno usare. Per loro non esiste il libretto di istruzioni perché sono cose che prendono in mano. Mi è capitato di assistere in alcune scuole dove hanno introdotto il registro elettronico quest'anno, che molti insegnanti dovevano andare a comprare il loro primo computer. E allora come fa un insegnante, ma non è un attacco alla categoria assolutamente, no? Perché qui potrebbero essere genitori, educatori, o... ma come fa un insegnante a parlare di identità digitale? Questi ragazzi ad esempio non sanno che proprio perché tutte le informazioni rimangono in rete, chi fa oggi selezione del personale? Il curriculum. Magari manco lo guarda, vanno su Google, digitano nome e cognome, preciso, esce tutto, tutto. E questo me lo diceva una persona che lavora in Google, che fa selezione di personale in Google, in Italia. Dice, ma io cerco le informazioni su questa persona e so chi è, vado a vedere che cosa ha pubblicato. E se ha pubblicato la foto con mentre si mette il dito nel naso, forse non è proprio la persona adatta per noi. Pubblicare qualcosa su Facebook, una foto, è come andare a fare la spesa al supermercato. Guardate a pensarci, qui cosa, visto che c'è un Lidl, una Lidl, giusto? Andate da Lidl a fare la spesa in costume. Ci andreste? Guardano i nonni di... No, certo! E allora perché mettete una foto in costume su Facebook? È la stessa identica cosa, peggio! Molto peggio, perché là sono... Qua sono quanti abitanti fa, Pizzichettone? 6.700. Ve la cavate con una figuraccia ormai. Se ne parla per un paio di mesi, poi basta. Là rimane! Là la vedono 1.390.000 persone. 380 milioni di persone. È questo che sfugge come parametro di valutazione ai ragazzi, eh? E non solo ai ragazzi, non solo ai ragazzi. Una curiosità, sempre il discorso del secondo profilo, ma c'è un modo, no? Perché magari noi siamo come dei grossi figli, non ce l'abbiano, magari ce l'hanno, c'è un modo per vedere se loro hanno un profilo. Un modo che non prevede la violenza? No, no, vai. I ricatti non servono, perché quando si dicono non ce l'ho. No, vive il rapporto di fiducia che si hanno con i propri figli. Non penso che ci sia un modo, anche perché... Ma non c'è un modo, cercando perché è comunicamente segreto, digitando qualcosa, dove cogliamo subito. Sì, però possono mettere ciccio pasticcio. No? Yeah. È così, nel senso che cioè, qui vive, no. Allora, si possono fare delle cose. Si possono fare delle cose, nel senso che banalmente, ma qui vi fregano, sì, vi hanno già fregato da anni, la cronologia, cioè andate a vedere che cosa, quali siti visitano, ma la cancellano in un anno secondo, ok. Si possono installare dei software che si chiamano spyware sui telefoni dei vostri figli. La signora vuole il nome. Ci vuole un hack. Ci vuole un hack. Il controllo di genitori su internet c'è. C'era il parental control. C'era. Ci sono dei filtri.
Certo, il computer è assolutamente. L'altro ad esempio no. Perfetto. Domanda. Che telefono ha suo figlio? E quindi sul computer c'è il blocco e sul telefono? Ciao. Che quel computer non usano più neanche qua. Una comodità perché? Una comodità perché io sono stata una delle prime ad avere il Olivetti modello citofono. Perché capito? C'era la banda della Uno bianca e facevo il fune ma Cremona. Ok, e questo? Mio marito e mio papà me l'hanno comprato, me lo tenevo lì in borsa, gigante, e se succedeva qualcosa, se avevo paura per la banca. Perfetto. Poi vabbè. E adesso l'ha preso a figlio perché così so dove. Così so dove. Mi manca la piccolina che ha 5 anni, però sa usare benissimo lei. Risponda a questa domanda. Se lei chiama suo figlio. No, non so dov'è, perché lo metto in silenzio. Cioè primo non le risponde a prescindere. Poi se legge mamma, ciao. No, dico, per ragazzi. Possono togliere? Svelo un segreto. Però se cerchi di tirarglielo via è come se gli tagli una mano, cioè non lo so. Taglia la mano al figlio o al genitore? Taglia la mano al figlio o al genitore? Al genitore no. Sì, no. Lo sbaglio l'abbiamo fatto poco, ci siamo tirati. Lo sbaglio? Non è uno sbaglio, è una scelta. Però come tutte le scelte. Come tutte le scelte vanno gestite, cioè se avete deciso di dare in mano uno strumento. Ma alla fine è incontrollabile. Cioè, è controllabile fino a un certo punto. Non credo che lo faccia un miliardo. Cioè lo può trovare su eBay ma costerà 2000 euro oggi. Faccio una provocazione. Una premessa al punto zero è che forse questa modalità di incontro varrebbe la pena approfondirla anche in altre occasioni, a prescindere anche dalla presenza di Ivano, perché penso che questo raccontarsi di esperienze non sia una cosa che possiamo fare solo con l'esperto, educatore, cybercrime, cyberbullismo, ma possa essere un confrontarci. Faccio due provocazioni. La prima parte proprio dall'idea che accennava Andrea prima ma che poi si è ripresa. Sembra un punto di non ritorno, sembra che ormai lo sbaglio l'abbiamo fatto noi e io quando mi capita di ragionare queste cose dico sempre, tu a tuo figlio a 8 anni, 10 anni, 12 anni lo lasceresti in macchina da solo seduto al sedile del guidatore con le chiavi dentro dicendogli mi raccomando non girare la chiave? Cioè è una tentazione troppo forte. E io non posso, da educatore, da genitore, da sacerdote, pensare che un bambino a 12 anni gli metto davanti il gioco della vita, gli metto davanti il gelato con tutti gli smarties sopra e non provi a dargli una leccata. Il secondo presupposto è: possiamo tornare indietro da questo punto? Sono osservazioni pensose. Io dico una proposta. Un'esperienza che forse non è un tornare indietro, però un correggere la rotta, un mostrare che ci sono altre vie possibili. Due esperienze, una con i preadolescenti, quindi con i vostri figli tra i 12 e i 14 anni. Serate delle medie, sapete bene cosa sono, una volta al mese ci troviamo qui in oratorio, si comincia alle 7, si finisce alle 10 e mezza circa. Il Don, che è cattivo, brutto, veste di nero, ce la faccia anche un po' scorbutica, ritira il cellulare. Sarò denunciato per questo, ma d'altronde i preti sanno che nella misura in cui accettano e tutto quello che ne consegue. Però è un'esperienza molto forte,
forte per loro che all'inizio, soprattutto i primi tempi, maxi proteste, maxi sceneggiate, ormai lo capiscono. Qualcuno è arrivato a dirmi: io manco lo porto più sabato sera quando vengo in oratorio, perché tanto so che per un'ora e mezza sta chiuso nella tua valigetta e non serve a niente. Però dall'altra parte è angosciante vedere quando non glielo restituisci. Ma la cosa che mi sconvolge ogni volta è quando capiscono che glielo stai per restituire. Beh, voi vedete la potenza che questo strumento ha sulla psiche e sull'emotività dei vostri figli. Cominciano, cioè, fisicamente ad agitarsi, a muoversi, a fibrillare. Io penso che sia un'esperienza significativa. Ogni tanto disintossicarli, cioè mostrare che un altro modo di relazionarsi è possibile, e anche in maniera bella e divertente. Un'altra cosa che credo sia ancora da approfondire, almeno per quanto mi riguarda da educatore, ma che mi ha dato un segnale positivo, è un'esperienza fatta 3 settimane fa con gli adolescenti. Una festa molto classica, però che ha avuto un'origine molto remota. Ci siamo partiti dalla rete, quindi siamo partiti dal social network più comune, Facebook. Abbiamo prima creato una sorta di evento al buio, cioè abbiamo innescato il desiderio, siamo stati forse un po' subdoli in questo. Poi abbiamo precisato che cosa fosse questo desiderio, abbiamo creato l'evento, abbiamo detto che cos'era, poi li abbiamo invitati qua. Beh, io devo dire che è stata un'esperienza interessante, anche perché si sono divertiti in una serata normale, con musica, senza alcol, e loro sono stati i primi a tornare a dire: Udo, non sai che ci siamo divertiti? Sai che abbiamo fatto un'esperienza che spesso andiamo a cercare altrove e invece era poco? Questo per dire, concludendo, che forse è possibile innescare altri percorsi e forse utilizzare anche la virtuosità di questi che rimangono degli strumenti, con le due facce di una medaglia. Ecco, non so, magari è qualcosa da aggiungere. Sicuramente sì, cioè nel senso, esperienze così si possono fare, e io dico sempre che i ragazzi hanno bisogno di esperienza. Io mi ricordo quando andavo alla lotteria, io c'era la raccolta degli indumenti, la raccolta della carta, ci mandavano a fare servizio dagli anziani. Oggi cosa fanno? Questa è una provocazione per voi. Oggi cosa fanno? Ok. Quindi se forse gli facessimo rivivere anche esperienze significative di questo tipo di volontariato, magari si fanno anche il selfie, però lo fanno di un'esperienza che poi vale la pena vivere. Scusi, ma non rispondo alla provocazione perché è molto attuale, no? Potete uscire, stiamo qua. No, no, il prete e l'oratorio che non fanno proposte. Io sottolineo la difficoltà di dire a un ragazzo oggi: vieni con me in casa di riposo, che non è banale, perché se glielo dico verbalmente, con il loro linguaggio non mi filano. Ma se fai l'evento su Facebook vengono, perché no? No, perché? Perché ti mettono, oggi ho scoperto recentemente che il parteciperò all'evento. Ah, certo, No, no, mi dicono, no, ma è un parteciperò su Facebook, cioè certo. A dire: oh, bella zio, che hai fatto l'evento, cioè ti auguro che vada bene, ma io non ci sono. Certo, okay, certo. Quindi, non è automatica la cosa. Le dinamiche ci sono dietro. 1400 invitati all'evento, due. Su questa cosa anche una ragazza in Olanda, non so se sapete di questa cosa, viaggiava anche, vi racconto un episodio, 2 anni fa, compiva 18 anni, casa libera, fa l'evento su Facebook per fare la festa, in un paesino di, facciamo 8.000 hai detto, qui, ok, più o meno 8.000, no? Fa l'evento, dice: tanto lo mando ai miei amici, invito solo quei 15-20 amici che hanno messo parteciperò, nel momento stesso tu clicchi parteciperò, lo condividi con altri, perché gli altri vedono che tu partecipi a quell'evento. Quindi quella sera alla fine si presentarono a quel paesino di 8.000 abitanti 4.000 persone, polizia, pompieri, disastro, perché hanno messo a ferro e fuoco, no? Quindi loro ragionano anche così, è verissimo, cioè parteciperò per loro in quel caso invece era vero. È vero, è difficile fare delle proposte, ma non può essere un alibi, nel senso, molti preti
soprattutto di Milano, così almeno salvo lui, hanno questa hanno questa tendenza, no? Cioè hanno la tendenza a dire, vabbè, ma tanto i ragazzi non vengono più, ma ce li hai lì, perché in oratorio ci vanno. Cioè l'oratorio comunque è un punto di riferimento, il problema è che non sei in grado di fare proposte, non le posso prese, ma questo è un altro tema, no? Rispetto a quello che diciamo noi, ma stasera, ma è così, post-crisi, ma che proposte vengono fatte ai ragazzi più grandi? Quando hanno finito il percorso obbligatorio dei sacramenti, hanno preso la patente, poi che succede? Che gli fanno? Rispetto al tornare indietro, io non so se si può tornare indietro, nel senso che fermare, qualcuno, un genitore una sera mi disse, ma fermare la rete, io lo vedo come, sarebbe come fermare un torrente con l'acqua con le mani, no? È impossibile fermare l'acqua con le mani. Allora forse però se seguissimo e accompagnassimo i ragazzi a seguire la corrente, a fare in modo che non vadano a sbattere, o fare in modo che non precipitino, a fare in modo che comunque vivano l'ambiente digitale come un ambiente bello, ricco di opportunità, ma anche dal quale magari un pochino stare attenti, forse non torneremmo indietro, ma li accompagneremmo a viverlo in un modo diverso. Per quello insisto sul discorso dell'educazione civica. Ma perché insisto su questo? Perché lui dice, non è che possiamo pensare a queste serate con Ivano che viene qua e affronta l'argomento che parlate, perché noi siamo delle meteore. Noi arriviamo, che sia una scuola, che sia un oratorio, che sia il Milan, che sia qualunque altro contesto nel quale io sono chiamato ad andare a lavorare. Io faccio la meteora, posso essere simpatico, posso essere lasciare un segno, posso, ma la continuità educativa chi la garantisce? E allora qui il richiamo forte, vorrei dire un po' più forza, ma adesso la febbre è... Ma il richiamo forte ai genitori, agli insegnanti, agli educatori, siete voi che garantite la continuità educativa, non noi. Noi veniamo, bello, ne parliamo, spero sia stato un incontro piacevole, di informazione, e la settimana prossima lo sarà altrettanto, ma poi il compito di andare avanti su questi temi non è mica mio. Io andrò, domani sono da un'altra parte, e giovedì ancora, ma qui ci rimanete voi, e questo è il lavoro più grande, e questa è la sfida più importante, informarsi, come funziona, come faccio a controllare. Il problema secondo me non è come faccio a controllare, ma qual è e quant'è la fiducia che do a mio figlio su queste cose qua, quanto vivo con lui la sua vita digitale, che non significa essere amici sul profilo di Facebook o andare a controllare se ha un altro profilo, ma certamente dirgli, ok, farmi capire chi sono i tuoi amici, ogni tanto guardare, ogni tanto cogliere quei segnali che rischiano di essere segnali di turbamento, segnali di qualcosa che non funziona. È su questo che molto spesso adulti non ci siamo, su questo che non riusciamo a cogliere quel segnale che ci darebbe la possibilità di intervenire prima che succeda qualcosa di brutto, di difficile, di sofferenza per i nostri figli, per i nostri ragazzi, per i nostri studenti, per i nostri giovani. Questo è, penso. Alla fine il problema è sempre quello, cioè il genitore, la capacità del genitore di stare dentro il proprio figlio, di dare un'educazione per affrontare il mondo. Che non è solo del genitore. Principalmente su questi temi qua, su questi temi qua, il genitore non ce la fa. Ma non ce la fa per il tempo, ma non ce la fa anche perché non conosce gli strumenti. Che li mette in mano, ma non li conosce. Non li conosce fino in fondo. Sta imparando. E allora quando si impara da soli, si fa più fatica. Quando però su queste cose qua non si è da soli, ma si è insieme all'oratorio, si è insieme alla scuola, si è insieme alle associazioni sportive. Sì, io non lo uso più quella parola lì perché ho 20 anni che lavoro, adesso mi sento parlare della rete, no? Che non esiste, che non la fanno, che non c'ha voglia, che non so per 1000 motivi. Non ne ho mai viste. Se non in qualche particolare esperienza. Però la realtà è,
Ma non bisognerebbe costruirla questa rete, dovrebbe esserci, perché se tutte le persone adulte facessero responsabilmente il proprio compito, ci sarebbe di per sé. Sì, bisogna. Questo è il problema. Bisogna tornare a fare una cosa, no? Stasera. Non ha senso pensare di togliere la tecnologia, togliere i selfie, no? Non c'entra niente. Cioè. No, bisogna. Stasera sentivo. E come si gestiscono queste cose qua? Sì, sentivo da una persona saggia una frase di questo tipo: riportare il bambino al centro, no? Cioè dire che non è più lo strumento, non è più il fine, ma è il centro di quello che è l'azione educativa. Se è lì, se tutti abbiamo in testa che i nostri ragazzi sono al centro, che i nostri ragazzi hanno, non sono al centro perché sono in vista, non sono al centro perché li mettiamo sul piedistallo, non sono al centro perché li riempiamo di gadget elettronici, ma sono al centro della nostra azione educativa e di tutti quanti. Allora sì, allora quell'azione educativa assume il valore che dovrebbe avere. Allora quella rete diventa automatica, perché i ragazzi stanno 8 ore a scuola, 4 ore a scuola, quel che è, perché poi non è importante che io venga a sapere, io genitore vengo a sapere che mio figlio è stato assente dal computer. Io vado e parlo con l'insegnante, mi metto in una posizione di ascolto e non di prepotenza, mi metto nella posizione di dire lui sta facendo la stessa fatica che faccio io nell'educare mio figlio, e non è solo l'insegnante, ma è anche l'allenatore, ma è anche il sacerdote, ma è anche tutta quella rete di educatori che girano attorno all'ambiente dell'oratorio. Allora funziona. C'era. Forse come diceva Andrea, il fatto di stimolarli anche con altre cose li porta comunque a distrarsi da questi libri, fanno solo di cercare di leggere un altro. Però effettivamente se io propongo a Arianna, giochiamo a carte stasera con suo fratello, lei ci dà una carta di un amico. Siamo stati in vacanza 15 giorni e lei non ha mai neanche il nostro carico. Io le dicevo, Arianna, io mi dico questa settimana, una settimana. Invece no, i miei amici qui quando tornano a Zirgo, l'esempio tuo di ritirare il cellulare, ho fatto la festa di compleanno, lei ha preso e mi ha detto mamma mi devi dare una borsina, un sacchetto, quando arrivano i miei amici, la medicina di ragazza, ha detto ritiro il cellulare, ha ritirato il cellulare. Mi sta preoccupando. E ha detto no, poi quando esce il soffio, quando esce il soffio, hanno sempre il telefono, l'amico è online, e comunque me lo racconta, lo so che poi quando sono tra di loro condivido un po' nuovo, cose che fanno così. Però il fatto se già noi genitori o comunque a scuola, comunque in oratorio, proponiamo cose alternative che possono stare, li allontaniamo sicuramente. E a realtà più educative. Auguriamoci anche noi di poter intraprendere questi percorsi, la professoressa Magarini è stata molto attenta e così giudicherà l'operato dell'oratorio nella sede scolastica, ha registrato tutto, ma guarda anche l'orologio. Cioè, lo dici dopo. Esatto, pregato. Quindi se non ci sono altre domande, ringraziamo Ivano e speriamo di averlo non febbricitante martedì prossimo, e grazie a tutti per l'attenzione, l'appuntamento e anche l'invito a estendere l'informazione.